presidio. Voi sapete perché si stanno attivando in questi mesi pitturazioni, strisce, altre collaboratori in mobilità, sottopagati con 260 euro al mese per 2 ore al giorno, gli fanno fare un lavoro che compete a una squadra manutenzione degna di questo nome, mentre i nostri, che erano esperti, avevamo anche la macchinetta traccialinee, ora per dare il senso che funzionano, li vedete nelle strade interne, sono tornati allo squadro, e con la cordina, e col pennello. Questo è. Allora, guardate, queste cose non ve le dice nessuno, queste cose non le ascolterete da parte di nessuno. Noi dobbiamo avere la forza di recuperare una città unita, al di là c'è un solo momento, se avessimo voluto fare così, ma come avremmo potuto vivere 14 anni in questa città e fare oltre 500 opere pubbliche e mettere a lavorare oltre 150 persone? Ma come avremmo potuto farlo se avessimo governato così? Venire qui a dividere Guelfi e Ghibellini, ti guardano cagnescamente, alcuni pensano, chi si millanta che ho le ville, continua a dirlo da qua davanti, ma un imbecille, sei un imbecille! Ma com'è possibile? La politica si fa su queste cose! Allora sto perdendo la pazienza, ma sto perdendo la pazienza perché non mi interessa andare alle elezioni, mi interessa riportare un po' di tranquillità in questa città. Non andiamo in consiglio, non sono capaci, senza l'opposizione non sono capaci, vanno in crisi, perché aspettano che noi gli correggiamo gli atti, hanno tutti gli atti sbagliati. Ora, per prendere per fesso qualcuno, dicono, iniziano i lavori al consorzio che si sono venduti, se lo possono scordare, è la fine di questa casa non aggiudicata, perché andranno sotto inchiesta. Hanno sfondato gli indici, si vendono un bene che non possono vendere, che abbiamo comprato con i soldi dei cittadini. E lo ricordo agli amici di Bivio Pratole e Bellizzi, non a caso l'abbiamo unita, doveva unirsi ancora con quest'altra strada. Non esiste spettacolo qui, spettacolo lì, non è giusto, è una cultura che io ho sempre combattuto. E volevo che la gente di Bellizzi venisse nella più bella piazza che abbiamo realizzato, che è qui, è la Villa Comunale Patria. Queste cose, farle capire è complicato, è diventato difficile. Allora, dicevo, il 23 luglio ci sarà finalmente questa sentenza definitiva.